Guarda qua il cinema italiano, che tre pezzi di manzo, guarda che roba, tutta roba buona, tutta roba buona. Allora, Filippa, li presenti? Questa roba buona. Ah, sì, ah, volentieri, sì. Volentieri. Allora, il 7 novembre, come tutti gli altri, tutti. Questo giovedì sarà nelle sale il film Gli Uomini d'Oro per la regia di Vincenzo Alfieri e sono con noi tre dei protagonisti del film, Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli. Allora, Gli Uomini d'Oro... che io ovviamente ho visto e faccio molti complimenti perché insomma non mi aspettavo questo film, soprattutto devo dire Fabio, perché un ruolo drammatico per Fabio e insomma immagino che sia stato difficile anche per voi, no? Chi parla? No, chiedo a Edoardo. Cioè, difficile per noi? No, aiutarlo in questo... Stargli vicino. No, era un ruolo di un uomo depresso. Triste, non si può, malinconico, amaro, diciamo che perfetto, è venuto fuori il vero Fabio. No, diciamo così, allora, dico una cosa seria, intanto è molto bello il fatto che ci siano tanti film, che sia un'occasione dopo l'altra per tornare al cinema, guardate che è una cosa insomma importante, socializzare, stare insieme, aiutare il cinema italiano in particolare. Cinema italiano è rinato ormai da tanti anni, finalmente, insomma abbiamo qua tre dei suoi protagonisti. Ma questo film è veramente sorprendente, uno li vede e si aspetta una commedia. In realtà, questo film è ispirato a un fatto di cronaca nera accaduto a Torino nel giugno del 96, sì, in cui due portavalori che lavoravano per le poste hanno pensato di autorapinarsi sostanzialmente e fare il colpo della loro vita per scappare all'estero col bottino. Ne hanno parlato i giornali del tempo, insomma, forse abbiamo anche un ritaglio dell'epoca, un colpo perfetto che consisteva nel sostituire i soldi con della carta straccia durante la raccolta dei valori. Ecco, la novità vera è che voi tre interpretate di solito personaggi divertenti oppure Coliandro in un altro modo, un personaggio positivo, questa volta sono... tre che interpretano un ruolo drammatico, molto drammatico. Sì, però il film ha una caratteristica secondo me unica nel panorama, almeno nazionale quantomeno, sì, cioè che racconta una storia vera, cioè quello che hai detto tu è tutto assolutamente corretto, ma lo fa in una forma molto interessante. È un film pieno di ritmo, molto spinto dal punto di vista musicale, è stato molto bravo. È un film pop, non è pop, abbiamo detto pop, pop non è che... Pop, no, pop. Si può dire pop su Rai 2? Si può dire pop. È un crime pop. Sì, sì. È un crime pop. Questo è quello che ci hanno detto di dire, però insomma... Detto questo noi salutiamo. Sì, direi... Cioè, traduco, è un thriller ironico. Sì, anche. Ah, vedi, questo non avevo pensato. Meo Ponte, che scrisse l'articolo su Repubblica da cui Vincenzo Alfieri ha tratto la sceneggiatura per questo film, disse: se questa storia fosse un film, comincerebbe come I Soliti Ignoti e finirebbe come Le Iene di Tarantino. Effettivamente. Ed effettivamente è un po' così, il film comincia raccontando la storia di questi disperati, sì, arrabbiati, anche un po' che sì, sognano di cambiare vita, eccetera, che si ritrovano invece a gestire una cosa molto più grande di loro che via via rende tutto... Anche perché poi sembra facile, no? Io prendo i soldi che porto tutti i giorni dietro al furgone, sembra anche di banale, non far male a nessuno, sì, non far male no? Nessuno, perché poi di chi sono questi soldi? Che ci vuole a rapinare 4 miliardi? Esatto. Loro due lavorano appunto alle poste. Sì. Allora io mostrerei la prima scena e poi vengo da te Edoardo perché c'è veramente un'altra in cui entra il tuo personaggio che andiamo a spiegare. Lupo, il tuo personaggio, peraltro... Sei anche cambiato fisicamente nel film. 10 kg di muscoli, 10 kg di... Palestra, insomma, hai fatto. Hai dovuto mettere 6 mesi di preparazione fisica per fare questo personaggio, parlare in un altro dialetto, è stato un lavoro lungo, interessante. Quelli che hai messo lui li ho cavati io. Tu hai dovuto, hai dovuto dimagrire di 10 kg. Sì, e come hai fatto a riprenderli subito? Guarda, un attimo, se vuoi ti porto al ristorante con me e lo vedi. Allora, vediamo... E questa era la battuta dell'intervista, l'ho preparata per giorni e giorni perché volevo soltanto infierire. Va bene, allora,
La prima scena, vediamo appunto Fabio e Giampaolo insieme sul furgoncino e a te viene questa idea, rapinare e andare in Costa Rica. Prego. Tutta la giornata un po' per sfuggessi furgona. Sai come una cosa bella la pensione a 60 anni? Una salute in merda e le morro da culo. Ci pagassero bene a me, invece no, tutti io. Tutti sti sordi a re da schiena, noi ci fanno massa tanto per quattro spicci. Sai che c'è? Una questione, no? Facciamo una dieta doppietta e poi ti faccio vedere se non mi faccio due sacchetti a cadereta. A questi ci vogliamo un culo a tutto quanto. Poi scusami, no? Meglio a noi allo Stato, ci pazienza. Dico bene, no? Oh, Torini, dico bene, no? Madonna mia, spiccio due parole, parlo proprio piscianzalato. Basta! Chiudi sta cazzo di bocca! Ti fa cagare sta vita qua? Ti stiamo tutti sul cazzo, ti sei rotti i coglioni! E allora vai, vattene! Fai qualcosa! Rossegano. Ti sai che c'è? Falla sta rapina, vai! Facci vedere! Non c'è neanche bisogno della doppietta, nascondi uno dentro la cassaforte e gli fai scambiare gli speciali. Io guarda, sono anche disposto a far finta di niente, basta che poi ti levi dalle balle e non ti sento più e non ti ascolto più, un napoletano di meno, cazzo! E non è doppiato. No. Ma bravi! Grazie. Beh, curioso, curioso trovarci storia, in questi panni. Dicevo, vera di questi tre che non sono appagati, sognano il riscatto sociale, la ricchezza e hanno una vita triste e sono arrabbiati proprio. Molto arrabbiati. Posso dire solo una cosa che è abbastanza interessante secondo me di questo film, cioè che noi vediamo una rapina, vediamo il tentativo di questa della rapina, ma in realtà è bella la storia che sta dietro, cioè le ragioni che muovono i tre personaggi, tant'è che Vincenzo Alfieri ha scritto una sceneggiatura secondo me bellissima che ha reso il film secondo me particolarmente bello. Sì, anche ed è ha capitoli per intenderci, sì. Cioè ogni volta si vede, mette il fuoco su uno dei tre personaggi e ogni volta da diversi punti di vista, ciclicamente, sì, riparte da zero in qualche modo e però aggiunge dettagli che tu ignoravi, per cui la rapina sembra finir bene ma in realtà è tutto quello che accade dopo che rende interessante il film. Giampaolo, del film c'è una battuta, no? Ti chiedono: ma tu preferisci farti 20 anni di galera che 20 anni alle poste? E tu dai una risposta tosta. Ma perché c'è differenza, dice Luigi Meroni, il personaggio che interpreto, perché è uno che soffre, è un meridionale in una Torino insomma di più di 20 anni fa, che non è la Torino di oggi sicuramente, si sentiva anche di più, no? La differenza nord-sud, c'era anche più razzismo, più battute sui terroni. Poi Luigi Meroni voleva usufruire delle adesso pensioni. Adesso abbiamo cambiato obiettivi. Siamo passati ad altro. È vero. E poi voleva usufruire delle baby pensioni, che all'epoca si poteva andare pensione intorno ai 40. 19 no? anni, 6 mesi, un giorno. Esatto. E aprire poi un ciringhito in Costa Rica. Invece gli cambia la legge a 3 mesi dal suo baby pensionamento e questa cosa si deve fare altri 20 anni alle poste e quindi dice è arrivato okay. Lamberto Dini in scivolata, esatto, e ha fatto una riforma, franto il suo. Edoardo, invece tu non parli il romanesco ma torino. No, è stato fatto sì un lavoro sul modo di parlare del lupo, che in realtà non è proprio spieghiamo un torinese. Chi è il lupo, il lupo è un ex pugile, no? Un ex pugile che fa recupero crediti per un criminale e che viene, c'ha però un pub che non va benissimo insieme al suo migliore amico, che è il personaggio interpretato da Fabio. Cioè il personaggio di Fabio, oltre a lavorare alle poste con una regolarità, una metodicità, sì, struggente nella sua ripetitività, nella sua noia, è anche socio di questo pub, che però insomma improbabile pub e improbabile socio, esattamente, anche, perché, insomma, lui è pure un'amicizia molto particolare. Ecco, guardate queste foto. E vengo coinvolto dentro questa rapina e esattamente come loro penso che è la situazione giusta per poter a mia volta prendere dei soldi e cambiare completamente vita, e invece poi non è così, molto più, la realtà è molto più complessa, anche non si rendono conto che anche le rapine devono fare i professionisti, è un lavoro anche quello, anche quello da professionisti, assolutamente sì. Tra l'altro ne abbiamo parlato prima per tutte altre ragioni con Bortuzzo per il suo libro, ma è interessante anche come sempre il
confine esile e sottile fra il bene e il male, insomma, delle persone per bene, delle persone normali che, sì, che a un certo punto si considerano ritrovano... un'ipotesi. Ma c'è un punto che in realtà, come succedeva, non so, in passato, anche rispetto alla cinematografia, il discorso del crimine e delle rapine venivano fatte da persone che avevano, che erano indigenti, che arrivavano a un limite di disperazione. La cosa particolare di questo, che è un tratto essenziale proprio degli anni 90, è che loro non sono indigenti. No. Potrebbero vivere con molto poco, ma vivere tranquillamente. È che vogliono qualcosa di più. Vogliono un'emancipazione maggiore, vogliono più soldi, vogliono vivere più comodi, vogliono inseguire un modello di riferimento che negli anni 90 è stato pesantissimo e ancora abbiamo le conseguenze di questo. Per cui ci provano e si ficcano in una roba molto più grande di loro. Allora, c'è un'altra scena che volevo mostrare nel film, perché a un certo punto il lupo con Alvise, che è appunto Fabio De Luigi, intuiscono che c'è la possibilità di fare un cambiamento rispetto al colpo che era stato preparato, cioè il tentativo di escludere, no? Cerchiamo di escludere i due... Due dei complici, Giampaolo. Perché non li riteniamo particolarmente affidabili. Affidabili, diciamo. E di dividervi fra di voi sostanzialmente, esatto, il bottino. Esatto. Quindi vediamo quest'altra scena in cui appunto il protagonista è Edoardo Leo e Fabio De Luigi. Ste teste di cazzo per poco non mi fanno arrestare. Sai cosa penso? Che due così quando li beccano... Perché li beccano? Ci mettono un attimo a sputtanarci con la polizia. Meroni sarà anche un imbecille, ma nemico l'infame. Oh, Alvise, non se li meritano tutti sti soldi. Perché tu invece sì. Sai cosa diceva mio nonno? Che anche su una montagna di soldi si sta sempre seduti sul proprio culo. La gente si domanda io chi sono. Io ci riporto oltre confine. Poi però gli faccio vedere questa. Quelli scappano e dividiamo io e te. Beh, bravissimi. Ma siete contenti? Noi molto. Siete contenti? No, guarda, noi molto. Noi siamo molto contenti. Onestamente dico, non è stato un progetto semplicissimo all'inizio. Noi ci siamo telefonati fra di noi prima. Fabio, ma tu lo fai? Giampa, ma tu lo fai? Ci siamo parlati. Molto. Lavoriamo io almeno da anni con la comicità, e quindi se c'è la cosa che più terrorizza chi in genere fa divertire le persone è rendersi comico proprio malgrado, quindi l'idea era ce la faremo, almeno io, saremo credibili. Il risultato devo dire che è sorprendente, ma non per noi, per tutta la messa in scena, per tutto il film, insomma. Non abbiamo citato le tre attrici che sono poi alla fine anche fondamentali nelle nostre rispettive decisioni, certo, le rispettive persone di cui siamo innamorati. Susi Laude, che interpreta mia moglie, Maria La Garriga, Matilde Gioia, e Giuseppe Aragone, Gianmarco Tognazzi. Un film con tanti attori. No, poi c'è da dire che Vincenzo Alfieri ha fatto un bellissimo lavoro anche proprio dal punto di vista fotografico, dal punto di vista delle musiche, dei suoni, molto bello. Complimenti di cuore. Dal 7, da giovedì prossimo, al cinema, naturalmente, Gli Uomini d'Oro. Noi ci vediamo, spero, altre volte per i prossimi vostri lavori. Tra l'altro io voglio fare a nome del pubblico anche i complimenti a Edoardo Leo, che spero, senza invidia di Fabio, è anche un regista teatrale, è in tournée con Questa la vita che sognavo da bambino, interpretato da Luca Argentero, che saluto tanto. Sì, sì. 15 novembre a Genova. Poi volevo fare complimenti a Giampaolo Morelli, che debutta alla regia di un lungometraggio. Bravo. 7 ore per farti innamorare. Film, pensa Edoardo, film tratto da un suo romanzo. Certo. Ecco, sono, caro Fabio, artisti. Bravi tutti, artisti, bravi tutti. Artisti bravi tutti. Completi. Bravi, e ci vediamo la prossima volta. Artisti completi, perché quando un artista è completo, debutta nella regia teatrale o scrive romanzi. In attesa che Fabio, chissà,
Noi siamo sempre qua o sulle reti vicine. Prima o poi arrivi anche lui con questa bella novità. Ci salutiamo e ci vediamo al cinema. Ciao Paolo Morelli, Fabio De Luigi, Edoardo Leo. Buonasera a tutti, grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Di qua.